non si vede, ma questo non vuol dire che non esista. C'è qualcuno che lo vede. Quando parlavo prima dei medium, i medium sono persone che hanno la possibilità di colloquiare con anime, chiamiamole anime. Ci sono tre livelli dell'anima. La prima è l'anima libera, che è un'anima che deve ancora decidere di incarnarsi. Poi c'è l'anima incarnata, che è quella che sta vivendo nel nostro corpo, sta fingendo, sta impersonando il nostro corpo. E poi c'è l'anima disincarnata. L'anima disincarnata sono quelle anime che a seguito di shock violenti, tipo uccisioni, si staccano dal corpo ma rimangono vicino al corpo. Nel caso ad esempio di Yara, avete sentito parlare di Yara, la ragazzina di Brembate, hanno chiamato dei medium, perché la morte è stata talmente violenta, quello che spiegava anche l'astrofisico, che è rimasto il corpo fisico e il corpo invece, chiamiamolo anima, quindi un corpo non visibile, si è staccato. Può far paura, ma probabilmente fa più paura vivere, perché in quello stato lì diamo per scontato che esista, non c'è malattia, perché l'anima a quel livello lì può tutto, quel tipo di anima no, perché è ancora legata al corpo. Poi entra il concetto del tempo, non sappiamo per quanto tempo sarà legata, perché per noi magari passano 15 anni, a livello dello spazio-tempo magari è un secondo. Il concetto del tempo è solo nostro. Noi sembra sempre che ci manchi il tempo. Il tempo per fare che cosa? Per stare bene? Per ottenere ciò che vogliamo? E il tempo chi è che lo definisce? L'orologio. Però il tempo, in base a se lo passo piacevolmente o non piacevolmente, l'ora è sempre la stessa, ma noi la viviamo in maniera diversa. Quindi anche per la logica del karma e del dharma avete tutto il tempo che volete per ottenere ciò che volete ottenere. Non è adesso, sarà fra un anno, fra 10 anni, ma prima o poi lo ottenete. L'unica cosa è che più aspetto e più questa prova, questa paura diventa grande. Perché la vera missione dell'anima, o la nostra vera missione, parliamo a livello della nostra vita, noi impariamo ed evolviamo attraverso le esperienze, ma ci ricordiamo dell'esperienza l'emozione, o sbaglio? Perché magari ciò che otteniamo ce lo dimentichiamo, però ci ricordiamo l'emozione provata, che può essere sensazione di fallimento, sensazione di piacere, sensazione di vittoria. La nostra vera memoria non è il cervello, la nostra vera memoria sono le emozioni, perché le emozioni poi cosa fanno? Arrivano a cambiarci a livello fisiologico. Quindi se io imparo a leggere il mio corpo, imparo a leggere le malattie, imparo a leggere comunque la mia... proprio le mie fattezze, posso capire che tipo di emozione sto non vivendo, perché le emozioni alla fine sono dei liquidi, che se non le viviamo, ristagnano e si induriscono. L'acqua, se si ferma, ristagna, e se viene raffreddata si ghiaccia. Oppure, se le utilizziamo troppo e non le viviamo, dall'altra parte, evaporano. E quindi come l'acqua, che cambiamo di stato, da liquido a solido a gassoso. Stessa cosa per le emozioni. La nostra vera missione è imparare attraverso le emozioni. Però ci sono delle emozioni, dicevo prima, dei traumi, che noi non siamo consapevoli, perché si sono creati in un momento di non consapevolezza. Voi vi ricordate cosa vi è successo intorno ai 2 o 3 anni? Se ve lo raccontano, oppure se avete già fatto dei percorsi di visualizzazione o di regressione. Qualcuno li ha già fatti? Ok. Quello che è successo, quel famoso, chiamiamolo quel famoso stato emotivo X, che adesso vedremo quali sono i principali, è talmente radicato, perché il nostro cervello, per evitare di farci impazzire, ce lo nasconde.
Il problema è che non è che ce lo nasconde, nel momento che ce lo nasconde ce lo dimentichiamo, rimane sempre lì e determina i nostri comportamenti. Se è vero che noi vediamo un 5% della materia e un 95% non la vediamo, è anche vero, ed è stato dimostrato scientificamente, che il 5% dei nostri comportamenti, dei nostri pensieri, delle emozioni sono consci. Il 95% è inconscio. La maggior parte delle cose che facciamo, che pensiamo e che sentiamo non sono a noi conosciute. Immaginate solo, vi faccio sempre l'esempio della macchina. Cioè, quando voi guidate è 95% inconscio. Vi rendete conto ogni volta che fate una manovra? È tutto inconscio. Sono tutti programmi automatici. E quei famosi blocchi, vi ho detto prima, blocchi karmici, blocchi inconsci, che si creano entro i 5 anni di età, e invece blocchi emotivi che si creano in stati di coscienza a seguito di forti emozioni o la ripetizione di comportamenti. Anche lì, se io ripeto determinati comportamenti nella mia vita, comportamenti non buoni, automaticamente verrò classificato come cattivo. Ma pensate un attimino quanto siamo assoluti noi, è buono e cattivo, è giusto e sbagliato. Se io cambio il mio tipo di comportamento, se voi mi considerate cattivo, io cambio il tipo di comportamento, potenzialmente posso diventare bravo? Se continuo a fare buone azioni, sarò sempre cattivo? E tornando al discorso, quando qualcuno ha detto mi considerano una certa, mi hanno dato quella, o mi considero un fallito, è perché è un risultato di un processo. Se io cambio un qualcosa, o i pensieri, o le emozioni, le azioni, è vero che il risultato cambia? Quindi noi diventiamo schiavi di un'unica esperienza a volte. Quell'esperienza, quella paura, quello stato emotivo ci fa cambiare il nostro modo di vivere. E questo per spiegare come noi non siamo in assoluto questo. Perché se io cambio un qualcosa di questo, questo cambia. L'identità è un work in progress. La vera missione dell'anima è che non abbiamo una missione. Cioè la missione ce la troviamo man mano che andiamo avanti. Quando ho pensato a questa cosa qui, ho detto, aspetta un attimo, c'è qualcosa che non mi torna. Mettiamo che abbiamo deciso di fare 10 cose. Per una serie di motivi ne facciamo solo 3. Quindi alla fine noi saremo quelle 3 cose. E quelle altre le faremo dopo. Quindi io non mi posso identificare in quelle 10 cose. Mi identifico in ciò che ottengo, di volta in volta. E più sono bravo, e più ottengo, e più la mia identità cresce. Se no me lo ritroverò nel karma. Pazienza. Perché la nostra anima deve imparare soprattutto il senso del finito. La nostra anima deve imparare che viene qua e che c'è un inizio, una nascita e una morte. Quindi un inizio e una fine. È come noi utilizziamo questo inizio e questa fine che fa la differenza. A volte per paura di finire siamo già finiti prima. La paura della morte ci fa non vivere. Oh, ma prima o poi arriva, cioè è l'unica cosa certa della vita, che se nasci prima o poi muori, ok? Però è il tempo che utilizziamo tra uno e l'altro che cambia. La nostra anima viene qua per sperimentare questo, perché di base l'astrofisica vi ha dato qualche informazione più scientifica dell'invisibile, poi comunque ci sono altre testimonianze di viaggi, di persone che ritornano da quello stato che non è l'aldilà, quello stato di quella via di mezzo tra questo universo e un altro universo. Semplicemente non è che c'è un aldilà, c'è un al di qua, probabilmente che non lo vediamo. I bambini fino a una certa età, prima di ricevere dei condizionamenti, li vedono. Avete mai visto dei bambini che presi a guardare potenzialmente sembra il nulla? Probabilmente vedono un qualcosa che noi non abbiamo più il coraggio di vedere. Probabilmente vedono un qualcosa che noi non abbiamo più il coraggio di vedere.
Ok. Ecco, gli animali, quando parlavo prima di dell'io, un animale non ha condizionamenti mentali. L'animale ha l'istinto, ma non ha condizionamenti, cioè nessuno, un animale non gli dice ma sei matto se stai vedendo delle altre forme di vita. Chi è che glielo va a dire? Ci sono dei bambini, una volta venivano classificati come matti, venivano messi in manicomi, i bambini che dicevano che vedevano. Ma non solo, chi parlava di energia veniva messo a rogo, le streghe, subiva dei processi per eresia, perché semplicemente diceva un qualcosa, pensate questo potere fisico. Adesso noi siamo sottoposti a un altro tipo di potere che non è più fisico ma è molto più cerebrale, perché noi adesso viviamo le dipendenze. La vera libertà, quella che noi aspiriamo, la libertà, probabilmente è una dipendenza, perché per ottenere quella libertà dobbiamo fare tutta una serie di cose che invece di renderci liberi ci incatenano. Il dover avere, il dover fare, aspetta, lo posso decidere io cosa è giusto avere o non avere, o è la società che lo deve decidere per me? Immaginate, adesso non sono bravissimo a disegnare, l'anima che decide, anima libera, decide di incarnarsi e quindi dice, si chiama caduta sulla terra. Quando è qua, allo stato di anima libera, è onnipotente, può tutto, onnisapiente, sa tutto, onnisciente, sa tutto, eterna, è onnipresente, perché è qua, ma sarà anche qua. Io. Quindi il bambino, tutti noi quando nasciamo siamo potentissimi, solo che nascendo, siccome dobbiamo fare esperienza, pensate a un mondo dove tutti ci ricordiamo il nostro potere. Non faremo esperienza, rimarremo sempre qua. Quindi io devo cadere sulla terra per fare esperienza, consapevole che ho le risorse, però non me le ricordo. E quindi il nostro percorso è un percorso di risalita, di religione, di rilego all'uno. La nostra vita è un percorso di riconoscimento di noi. Adesso ho detto molto velocemente, però c'è il modo di spiegarlo. Comunque, la morale della favola è: riconoscetevi come esseri, riconoscetevi per quello che siete. Cercate di non identificarvi in ciò che gli altri vogliono che voi siate. Perché sennò, nel bambino che nasce libero, l'unica cosa è che il bambino poi incomincia a identificarsi in ciò che gli altri dicono. Sei bravo, sei cattivo, hai fatto questo, non hai fatto l'altro. E quindi cosa fa? Si identifica in ciò che gli altri pensano di lui. E pensate un po', libero, hai questa sensazione di essere libero, incomincia a dirti non fare questo, non fare l'altro. Aspetta un attimo. E l'ha fatto fare perché l'esperienza si fa qua. Il campo giochi è questo. Questo è una sala giochi. Virtuale. Vabbè, virtuale, sì. Neanche troppo virtuale. È tra il virtuale e il materiale. Cioè, comunque lo viviamo. Viviamo perché la nostra energia crea un corpo, crea la nostra materia, quindi crea il nostro corpo e crea le realtà intorno a noi. Ma la realtà non è ciò che è vero, ma è ciò che noi vediamo, ciò che noi creiamo. Quindi decidi di fare questa esperienza e cade sulla terra sapendo che deve imparare il senso del finito. Sa che c'è un inizio e c'è una fine. Se non ci fosse il senso del finito, sapete qual è il problema? Che non faremo mai esperienza. Anche l'anima dice, a lunedì. Ok, rimanda. Se non ci fosse la data di scadenza sulle bollette non le pagheremmo. Ma non perché, ma sì, tanto c'è tempo. Chi me lo fa fare? E quindi l'anima sa che ha un tempo. In più, sa che non è il corpo, l'ologramma, l'avatar. E quindi la seconda cosa che deve imparare l'anima è il gusto della finzione. Noi siamo qua a impersonare. Noi, la nostra anima è qua a impersonarci, quindi il nostro nome, io sì, mi chiamo Novito, però
Non lo so. Faccio, no, io sto, sono qua che fingo. Quindi attraverso il mio corpo l'anima fa esperienza. Io sono un, sono l'avatar. Seconda cosa, terza cosa che è la più difficile. E questa è la vera dipendenza, ciò che ci crea la dipendenza è che l'anima deve imparare il brivido della separazione. Prima o poi tutto ciò che abbiamo lo perdiamo. Infatti, a proposito della classificazione dei tre tipi di anime che diceva prima, la disincarnata, incarnata e la libera. La libera. Non ero molto in accordo sul discorso della disincarnata, perché non è solo assunto dopo un trauma o qualcosa di genere qua, è anche il legame è rimasto. Ha qualcosa che era identificato nel terreno, sì, sì. Non riesce ancora a vivere il momento del distacco, no? Ma in quel caso lì non si riesce a staccare dal corpo, quindi il forte trauma o dalle emozioni o dalle cose. La via dell'anima per esperire, no? Assolutamente sì. Quindi prima ha fatto bene a puntualizzare, io ho, ovviamente parlare di queste cose in tre ore è difficile. Ognuno di noi ovviamente ha... Però è vero, l'anima disincarnata è un'anima che non è riuscita a lasciare un qualcosa di materiale che aveva, che può essere il corpo, può essere un'emozione, può essere anche un rapporto, una relazione. E quindi anche persone che non riescono più, si identificavano in una relazione, perdono quella relazione e si uccidono. Quell'anima lì probabilmente rimane disincarnata perché non è riuscita ad abbandonare la materia. Il nostro corpo, le nostre situazioni sono tutte in prestito. Lo so che è difficile apprenderlo perché è la cosa più difficile, perché noi comunque qua siamo abituati a identificarci in ciò che abbiamo. Però l'anima ha bisogno di imparare il brivido della separazione. Quindi prima